Questa, la voce mistica dell'organo antico, voce di vento e di metallo, delle canne ordinate come nel ritmo di una cattedrale gotica. Ma la natura ha i suoi disordini, le sue collere. E passò molto tempo prima che l'uomo, uscito dal suo stupore, si impadronisse dei fulmini per ridurli alla sua volontà. Così le scintille elettriche non scoccarono più soltanto tra nube e nube, tra cielo e terra, sull'uomo che le aveva divinizzate, ma si lasciarono controllare, imprigionare palpitanti in sfere di vetro e, guidate da un cervello coordinatore, si diffusero secondo un disegno prestabilito dove occorreva alleviare una fatica, potenziare uno sforzo, aiutare ancora una volta la vittoria dell'uomo sugli elementi che gli resistevano. Ma l'ingegno umano non si è accontentato di utilizzare la forza dell'elettricità. Poiché l'ebbe dominata, ha voluto scoprirne la voce e farla servire al suo bisogno di canto. Così nacque la musica elettronica che il moderno liutaio, con un'opera di estrema raffinatezza, nella quale si equilibrano il senso musicale e la specializzazione dell'elettrotecnico, è riuscito a disciplinare in uno strumento di nuova concezione. È l'organo elettrico, docilissimo alla volontà umana e capace di esprimere una gamma infinita di suoni con un timbro particolare. Nessuno direbbe che in questo organo, grande quasi come un pianoforte verticale, possano prodursi suoni che gareggiano per qualità ed intensità con quelli forniti dal più grande organo a canne. I suoni escono da questi grandi altoparlanti, ma il cuore dell'organo elettrico è qui, nel generatore. Questo cuore si chiama la ruota fonica. Osservandola da vicino, vediamo che essa non è altro che una specie di ruota dentata, la quale viene calettata sull'albero di un motore. Poniamo ora una sbarretta di acciaio magnetizzato di fronte alla dentatura della ruota fonica. Un avvolgimento di filo elettrico provvederà, mediante un altoparlante amplificatore, a fare udire le variazioni di magnetismo che i denti della ruota fonica, al loro passaggio, provocheranno nella sbarretta. Un tasto ci servirà a fare udire il suono nei momenti voluti. Facciamo ora ruotare il motorino e chiudiamo il tasto. Abbiamo così ottenuta una nota. Mettiamo ora altre 7 ruote foniche in azione e chiudiamo i tasti relativi. Potremmo già eseguire una suonatina. In pratica, come abbiamo visto, le cose non sono così semplici. Infatti nel generatore trovano posto ben 91 ruote foniche che danno tutte suoni differenti. I suoni di queste ruote foniche vengono mescolati e dosati mediante appositi registri. In tal modo si ottengono le variazioni del timbro dei suoni. Ascoltiamo la medesima nota eseguita da 3 strumenti differenti. La nota è la stessa, ma, come si dice, il timbro è differente. Mediante un'adatta apparecchiatura elettrica è anche possibile fotografare il suono di ciascuno strumento. Ecco il trombone. Ed il violino. E il clarino. Possiamo fotografare anche il suono della nostra ruota fonica. Geometricamente è il più preciso di tutti, ed infatti è chiamato un suono puro. Ma, strano a dirsi, è anche il suono meno gradevole musicalmente. Ma proviamo a mescolare i suoni puri provenienti da diverse ruote foniche. In questo modo l'organo elettrico emetterà i suoni di qualsiasi forma e quindi potrà assumere il timbro di qualsiasi strumento. Ma torniamo all'organo elettrico e rendiamoci conto della funzione delle tastiere, dei registri e dei pedali.
tutto è pronto per un po' di jazz. Ancora una volta, il progresso tecnico ha avuto ragione di un elemento fisico prima sconosciuto e poi scoperto e dominato. Il suono elettronico, profumato d'ozono, l'odore delle scariche elettriche, l'odore di un mondo che soltanto ieri viveva di leggi a noi ignote, antico come le tempeste e i sogni degli uomini, attende che la mano dell'artista lo liberi per comunicare in musica le sue pene, le sue gioie, le sue speranze.